Чинчина. Assegno ad un periodo della mia vita per quale mi sono detto ma che tempo di viaggiare. Ho organizzato un viaggio tutto da solo, con i miei consigli, la pianificazione, parte integrante del viaggio. In questo caso non avevo dubbi. Dovrò meglio andare, cosa evitare, come far combaciare il budget e il tempo. Non è stato per niente uno scherzo, ma l'esperienza dell'anno precedente a Bali mi ha aiutato molto ed alla fine è andato tutto bene. La svolta è stata quando ho deciso che avrei affrontato la mia paura di spostamenti in aereo. Partenza da Roma, Toscana, Francoforte. E arrivo a Pechino. Trasferimento con mezzi pubblici presso il Luis Hotel. Pomeriggio visita Piazza Tiananmen. Beihai Park per qualche aperitivo qua e là. Visita del Tempio del Cielo. Il Palazzo d'Estate. Alla Grande Muraglia. Per un attimo pareva infinita. In questi giorni mi sono reso conto di quanto la Cina è talmente diversa dal nostro paese. Riesce a distinguere la realtà dalla finzione. I primi giorni sono così. Le visite sono molto interessanti, il personale è stato molto cordiale e questo posiziona la Cina tra le mie mete preferite. Sono felice di poter parlare di tutto ciò, di tutto quello che ho visto che dentro di me ho solo un senso di rilassatezza e nostalgia.